Oggi, come ogni anno, si è svolta la processione a mare della Madonna Assunta, la Madonna che protegge i pescatori, gli uomini di mare e tutti gli abitanti di Fiumicino. Una processione che unisce tutto il paese e che da sempre, dagli anni 50, accompagna la nostra estate. Una processione per tutti noi di Fiumicino molto importante e non solo per noi. Una Madonna che, imbarcata sulle paranze che tanto sono care a tutti noi, benedice il paese attraverso il porto canale e benedice il paese uscendo a mare, dove viene gettata una corona in ricordo dei caduti in mare e poi torna, attraversa il porto canale benedicendo entrambe le rive, quelle che noi scherzosamente chiamiamo la parte di qua e la parte di là del Tevere. Diciamo insieme: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed è l'ora della nostra morte. Amen. E oggi c'è stata una importante presenza, tantissime persone hanno voluto essere vicine e hanno voluto assistere a questo evento sempre così importante e così bello. Abbiamo voluto raccogliere alcune testimonianze delle persone che erano imbarcate con noi sulla paranza Nonno Ciro, la paranza più grande, quella che ogni anno ha l'onore di portare con sé la Madonna. Abbiamo voluto ascoltare prima dal suo capitano, che è il rappresentante di Federpesca, Gennaro Del Prete, e poi dal sindaco, dall'assessore Stefano Costa e dal consigliere Mario Balletta, impressioni su questa giornata a noi sempre cara. Buonasera Gennaro, questo bello scenario, che cosa rappresenta per noi questa processione? Questa processione è la devozione che noi abbiamo verso la Madonna Porto della Salute, che è la nostra protettrice e a noi ci affidiamo quando abbiamo momenti diciamo di difficoltà in mare, momenti medi avversi, momenti di magra, come effettivamente tutti gli esseri umani. Noi ci affidiamo alla nostra grande madre perché ci protegga e ci assista nella nostra navigazione. Sindaco, buongiorno, la prima esperienza in veste istituzionale come sindaco di Fiumicino, di questo meraviglioso paese. Organizzavo questa festa insieme al parroco e era un grande giorno di festa, anzi lo definirei il Natale dell'estate, perché è motivo di pace, non solo di Fiumicino, ma veramente di tutto il litorale. È un momento veramente di aggregazione. Viva la Madonna! Grazie.